E dopo avervi narrato vicende più o meno tribolate, se non addirittura drammatiche, adesso cerchiamo un po' di allentare il filo della tensione che tante volte caratterizza i notiziari per parlare di una bella iniziativa, bella perché vede protagoniste delle autentiche bellezze, ma bella anche perché è finalizzata alla solidarietà. E lo facciamo con il nostro gradito ospite che andiamo a salutare e ringraziare di essere con noi. Si tratta di Paolo Braghetto. Buongiorno a lei. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Paolo Braghetto, che è Art Director, direttore artistico, per capirci, di una iniziativa che già in altra occasione ha presentato, che è giunta alla sesta edizione, che è il Calendario di Bellezze Venete. Vogliamo raccontare questa meraviglia, meraviglia in tutti i sensi, Bellezze Venete 2012. Che cosa ha di diverso dagli altri? In che cosa è cresciuta questa iniziativa? Allora, per il sesto anno riusciamo finalmente a portare a termine anche quest'anno e non senza difficoltà, perché bisogna avere anche dei partner Eh sì. per poter portare a termine questo progetto che ha scopo benefico. Allora, abbiamo fatto i casting d'estate, le ragazze sono più di 12 perché abbiamo anche 2 mesi bonus, ci sono anche 2 ragazzi perché il pubblico È femminile, giusto. che è sempre di più, vorrebbe un calendario tutto rivolto appunto alle donne. Noi pian pianino ci stiamo arrivando, quest'anno abbiamo messo un personal trainer e un DJ, giusto per Vi facciamo anche identificare vedere anche tra due poco. professioni che sono comunque amate Giusto. dalle donne. Le ragazze sono tutte non modelle professioniste, sono ragazze, come mi pregio di dire sempre, della porta accanto, visto che sono un po' un talent scout in questo. Quindi c'è la barista, la cameriera, la commessa, c'è la restauratrice, ci sono le campionesse di arti marziali o magari di pallavolo. Quest'anno, ad esempio, abbiamo in questo caso il mese è ripreso forse dalla telecamera. Tutte ragazze, ripeto, che si sono messe in gioco, qualcuna magari con la speranza o l'ambizione di fare carriera nel mondo dopo magari dello spettacolo, della Sì. TV, qualcun'altra lo fa invece o per se stesso o per il moroso, oppure perché la mamma non c'è riuscita al suo tempo, allora l'ha portata alle selezioni e giustamente, valendo la figlia, l'abbiamo immortalata. Parliamo di un'operazione quanto mai trasparente, non nel senso ovviamente femminile del termine, che insomma in questo caso vedete che può esserci lo strumento della seduzione anche senza scadere insomma nella banalità e nella volgarità magari di altre situazioni. Ricordiamo ancora una volta però Bellezze Venete con che finalità nasce, perché parlavamo di solidarietà poc'anzi. Sì, quest'anno sosteniamo una ONLUS che ha sede a Padova, anche se è nazionale, poco conosciuta. In tempi passati, negli altri anni, sono andato a promuovere delle realtà invece molto conosciute. Quest'anno l'associazione Miastenia, la malattia è una malattia particolare, una malattia rara per fortuna, la Miastenia gravis colpisce i muscoli soprattutto delle donne giovani, rendendoli debolissimi. Il gesto quotidiano anche più normale diventa difficilissimo per una donna che viene colpita e hanno bisogno di ricerche e di cure queste pazienti, che comunque non sono pochissime su scala nazionale. E allora abbiamo fatto questa sinergia appunto cercando appunto di promuovere, valorizzare, sensibilizzare il pubblico, che può anche donare il suo 5 per 1000 come è scritto alla fine del calendario, e noi devolveremo quello che raccogliamo. Prima dei saluti, velocissimamente, dove si può trovare il calendario e qual è il contributo? Allora, innanzitutto devo dire che le foto sono di Luigi Pietro Scantamburlo, che è un Giusto. fotografo padovano emergente, perché giustamente il merito è del direttore artistico, ma anche di tutto lo staff. Queste sono le riprese della presentazione che abbiamo fatto in un noto locale di Padova, dove appunto sono venuti. C'era veramente tanta gente quest'anno. Il calendario si può trovare in tutti i locali partner di questa iniziativa, quest'anno ci sono anche dei negozi appunto nelle novità. E poi facendo richiesta direttamente al sito bellezzavenete.com, dove si possono trovare le immagini del backstage video che meritano e tutte le foto. Grazie a Paolo Braghetto, al quale auguriamo un felice 2012. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci e buon lavoro. Grazie, Grazie a buonanotte. voi, a più tardi.